Ciao, qui Liprandi, torniamo a parlare della nuova linea Pinipon Action di Famosa e vi ricordo che ne abbiamo già parlato e troverete centinaia di altri video di giocattoli di ogni epoca cliccando qui sul bolino blu del canale Liprandi. Allora, vediamo che in questa grossa scatola troveremo due personaggini, uno sembra essere un malintenzionato ladruncolo e l'altro un poliziotto delle forze speciali. E poi da cosa vedo qui sulla scatola ci saranno un sacco di accessori. Un furgone corazzato con tanto di prigione per il cattivo, ma anche un robottino, un drone telecomandato per andare incontro alle bombe senza che nessuno rischi di farsi del male. E qui un elenco di tutti i pezzi inclusi. Perfetto, non vedo l'ora di aprire la scatola e metterci mano. Abbiamo aperto la scatola, bella grossa e bella piena. La prima cosa che abbiamo rimosso per controllare nel dettaglio sono i nostri due personaggini Pinipon. Dunque abbiamo un poliziotto delle forze speciali, guardate, tutto corazzato, una tutona nera imponente. Come sempre possiamo muovere il suo busto, girare la sua testolina. E se rimuoviamo il casco scopriamo che, come tutti gli altri personaggini di questa nuova serie, abbiamo un faccino alternativo. Direi che qui è piuttosto arrabbiato, sta sudando perché la situazione è difficile e pericolosa, ma quando avrà risolto tutto sarà finalmente lieto e soddisfatto. E noi lo mettiamo così, perfetto. L'altro invece è il ladruncolo. Una bella chioma bionda, la mascherina perché il ladro non vuole farsi riconoscere, e immagino che questa maglietta con i soldi stampati sopra gli causerà dei problemi in tribunale quando cercherà disperatamente di dimostrare la sua innocenza. Guanti neri di nuovo per non lasciare impronte, possiamo rimuovere il suo cappuccio con capelli e cuffie e scopriamo un volto alternativo, e di nuovo non si tratta di un'espressione alternativa per la stessa persona perché qui ha pure una barba. Oppure potremmo immaginare che si sia travestito per fuggire dalla scena del crimine senza destare sospetti. E questo è il nostro grande furgone blindato. Non abbiamo dovuto assemblare quasi nulla, solamente il paraurti ed una scaletta di là. Mentre invece ci sono un sacco di adesivi da applicare, ma direi che ne vale la pena perché aggiungono un sacco di colore. Tantissimi accessori nella confezione, li vedremo più nel dettaglio fra pochissimo. Per adesso vediamo che è un grosso furgone, di nuovo un giocattolone molto pesante e molto solido. Pneumatici in gomma e hanno dipinto in argentato i cerchioni. Corre molto bene perché con le ruote in gomma e poi con questo peso sarà difficile fermarlo. Vediamo tantissimi adesivi, dicevo, guardate, tutte queste stemmine della polizia SWAT, naturalmente sono i corpi speciali. Qui davanti, oltre a questa sbarra, vediamo che c'è una cabina apribile, quindi prima di tutto abbiamo la cabina di pilotaggio e possiamo mettere all'interno il nostro agente speciale. Come per gli altri veicoli Pinipon che abbiamo visto, sotto i suoi piedi ci sono due forellini e abbiamo invece un perno qua sul sedile. Incassiamo il perno nei piedini e siamo pronti per partire in missione. Voilà, guardate com'è carino. Ci sono un sacco di cose da vedere su questo mezzo. Vabbè, qua sopra abbiamo la sirena, questo è l'altro lato, c'è qualcosina di meno da vedere ma c'è una finestrella e questa è la scaletta che permette ai personaggi di salire sul tetto. Dunque da questa parte scopriamo che c'è una piccola prigione di bordo, cioè quando avranno catturato il delinquente potranno aprire la prigione e metterlo qui dentro. Qual è la cosa che mi piace tantissimo di questa prigione, a parte avere gli scalini per permettere agli ometti di salire, è che la stanzetta della prigione è veramente isolata dal resto. Vedete, ci sono delle sbarre che la separano dall'altra sala del veicolo. Bellissimo dettaglio. Quindi mettiamo qui il nostro piccolo criminale e non farà più danni a nessuno. Qua di fianco abbiamo un altro portellino apribile. Vediamo cosa contiene. Wow, un sacco di accessori per il nostro poliziotto e sono tutti effettivamente utilizzabili. Possiamo toglierli da qui. Togliamo ad esempio questa pistolina e lui, ecco, prendiamo via dalla cabina, vieni con noi un attimo, gliela possiamo mettere in mano tranquillamente, ok, così, wow. Ma abbiamo anche un manganello, questa invece è una sbarra luminosa per fare indicazioni alla sera, e due armi da fuoco più potenti decisamente, wow, tutti accessori utilizzabili per il nostro Mino e tutti quanti erano già nella confezione, anzi vi dirò di più, erano già disposti qui nella rastrelliera, quindi pronto per il gioco veramente. Allora rimettiamolo a posto e non fare l'esistenza tu, qui siamo poliziotti 6, voilà, qui ce n'è un altro, guardateli tutti molto stilizzati, tutti accessori in gomma rigida quanto basta per giocarci tranquillamente, ma morbida, è impossibile farsi male con questi giocattolini, e tra l'altro sono anche resistenti per lo stesso motivo.
Chiudiamo questo sportellino, abbiamo visto che nascondeva un sacco di segreti. Qua dietro possiamo tirare il paraurti e scopriamo che c'è un altro vano portaaccessori. Molto capiente, perché vedrete che ci sono tantissimi accessori da stipare nel nostro veicolo. Dall'altra parte non abbiamo sportellini, vediamo però questa finestra, perché... Beh, apriamo i portelloni posteriori, di nuovo questi adesivi molto carini qua dietro. E guardate un po' quanto spazio c'è qua dentro. Abbiamo due sedili veri e propri per mettere a sedere i nostri Pinipon. Io ho chiamato in soccorso un'altra pattuglia che abbiamo già visto in un altro video, così vi faccio vedere qualcun altro a bordo del camioncino, non sempre lo stesso poliziotto, quindi usiamo sempre il buchino sotto i piedi per mettere il personaggino comodo, ok, sul sedile. Voilà, eccolo là dietro. Ma c'è ancora un sacco di spazio, in realtà qua dentro possiamo farci una festa praticamente, guardate, ce ne stanno un sacco di omini. Allora, io chiudo i portelloni. E ora che sono chiusi a scatto, quindi non si potranno aprire accidentalmente, qua di fianco vediamo che c'è una scaletta, partiamo con due gradini qui sotto e poi tanto di scaletta per arrivare fino sul tettuccio del camion, perché qua sopra abbiamo ancora dei segreti. Scopriamo che la piccola cella di bordo ha anche una finestrella qua sopra, una botola che ci permetterà di guardare come se la cava il nostro malintenzionato là sotto, sta facendo un pisolino penso. E poi questo tettuccio bianco ha un bel argano qua sopra, con tanto di rampino e corda, guardate, anche bella lunga, quindi possiamo agganciare un veicolo nemico, ad esempio, oppure sapete cosa voglio agganciare io? Agganciamo un'altra pattuglia della polizia, eccola qua, quella che abbiamo visto nel video Pinipon precedente. Cerchiamo di trovare un appiglio come questo foro qui per la vite. E possiamo tirare ruotando questa manovellina qua sopra. Sarà difficile perché le macchine Pinipon sono pesantissime. Comunque è molto carino avere questo argano. Ah, mi sono incastrato da solo. Perfetto, c'è il rampino, la corda, bella robusta. E naturalmente a manina possiamo riarrotolare tutto quanto. Ed è su un perno, quindi su un cardine. Possiamo farlo ruotare in tutte le direzioni. Per finire, rimuoviamo il tettuccio giallo. E abbiamo un altro accesso al vano in cui possiamo far sedere i nostri poliziotti, così sarà più facile giocarci, infilarci le nostre manine magari, oppure semplicemente farci entrare un po' più di luce. Bello, e ora dobbiamo vedere tutti gli accessori. Allora, davanti abbiamo i nostri due personaggini e alcuni degli accessori del set andranno direttamente in mano loro. Ad esempio abbiamo una torcia, servirà al ladruncolo penso per andare a frugare e cercare i vari gioielli che sta cercando, in qualche modo riusciremo a fargliela impugnare. Naturalmente sono personaggini in gomma, anche se c'è un pernetto più piccolo per infilarla in altri forellini. E poi abbiamo un piede di porco, naturalmente questo anche gli servirà per sfondare e scassinare qualcosa. Il poliziotto dal canto suo invece ha a disposizione un paio di manette, ecco qui, che potrà mettere ai polsi del brutto delinquente, anzi una, gliene mettiamo già qui. Abbiamo anche un altoparlante, servirà a tenere lontana la folla, perché a quanto pare il nostro delinquente è piuttosto pericoloso e ha portato con sé qualcos'altro, qualcosa che veramente rischia di fare grossi danni. Lui con questo altoparlante, con questo megafono, ordinerà alle persone di non avvicinarsi, perché beh, succede che per arrivare a rubare questo bottino, cioè il sacchettino di soldi, compreso nel set, il ladro si è portato anche degli esplosivi. Una classica bomba a palla, vedete, con tanto di miccia qua sopra, e poi della dinamite. Questi saranno veramente pericolosissimi, naturalmente per finta, è soltanto un pezzettino di plastica, gommosa tra l'altro. Allora, mentre il nostro ladruncolo starà cercando di fare danni con tutte queste attrezzature, noi dovremo prima di tutto isolare la scena per impedire alle persone di entrare nella zona di pericolo. Guardate, qui ci sono due transenne, queste due bande rosse e gialle sono adesivi che abbiamo applicato noi, che erano parte del set. E poi per fermare il traffico, sempre per proteggere i civili, abbiamo quattro coni stradali, guardate qui, 1, 2, 3, 4, carinissimi gialli, e due segnali stradali,
un bello stop per fermare le macchine che si avvicinano e una indicazione di deviazione. Guardate che è meglio passare intorno. Come se non bastasse, allora qui abbiamo ancora a disposizione un sacco di cose, guardate, faccio da parte così. Abbiamo uno scudo per il nostro poliziotto in tenuta antisommossa, questo ci servirà, anzi gli servirà, secondo me, anche per proteggersi nel caso in cui qualche bomba dovesse veramente esplodere. Lui dovrà restare dietro e proteggersi con lo scudo. Poi abbiamo una fascia di chiodi da mettere per terra per impedire all'auto dei nemici di fuggire, quindi praticamente passando qua sopra dei pneumatici immagineremo che possono forarsi, così le ruote scoppieranno e la macchina non potrà più allontanarsi. Gommoso anche questo, guardate, quindi non si farà male e no, nessuno, e il giocattolino non si romperà. E poi abbiamo tutta la tecnologia necessaria per individuare e disinnescare la bomba. Questa è una postazione portatile, vedete, c'è un computer, tastierino e un bel radar, questo sarà per captare radiazioni particolari, e qui c'è un telecomando. Allora, il telecomando servirà perché, mettendolo in mano al nostro personaggino, allora impugnalo così, lui potrà pilotare il drone, guardate un po', il drone sorvolerà la scena, individuerà le potenziali cariche e tutti i vari pericoli e nascondigli possibili per il criminale. E quando avremo trovato dove si trova la bomba, e si trova proprio qui, abbiamo anche un robottino radiocomandato che si occuperà di raggiungere l'ordigno esplosivo, caricarlo su se stesso e portarlo in una zona sicura. Queste rotelline non girano veramente, sono solo dipinte, l'oggettino è compatto in gomma, mentre invece questa telecamerina qua sopra può ruotare. Raggiungiamo la bomba e la mettiamo in sicurezza. Direi che di accessori ne abbiamo trovati veramente un'infinità. E fortunatamente il nostro furgoncino è in grado di tenerli tutti al suo interno, quindi quando abbiamo finito di giocare noi possiamo prendere il poliziottino e lo mettiamo nella cabina in questo modo. Il ladruncolo è bene che vada a meditare sulle sue malefatte, lo mettiamo nella prigione. Ok, qui abbiamo già un bel po' di accessori stipati. Apriamo questo cassettino qua sotto e vediamo un po', ci sarà un sacco di cose. Guardate, mettiamo le transenne per esempio, poi il computerino, ci sta anche il computerino, guardate, fantastico, non pensavo che ci stesse, pensavo fosse troppo spesso. Poi ci mettiamo i coni, guardate, i nostri coni per fermare il traffico, e poi qui i chiodi per fermare le automobili, gli accessorini più piccoli ci entrano senza difficoltà, poi anche la bomba, ormai ce la portiamo via, ci portiamo via tutto, i soldi che andranno restituiti alla banca, le manette, insomma, di posto non ne manca. E se decidessimo di voler occupare altri spazi, guardate qui dentro, qui dove c'è il poliziotto che non c'entra nulla, veniva dall'altro set, ci mettiamo ancora lo scudo, il drone, l'altro conetto, il segnale, insomma, c'è tantissimo spazio, tantissimi accessori, ma è ritornato tutto a posto. Il furgone blindato della polizia della linea Pinipon Action è un giocattolone. Il furgone è grosso, pesante, nella confezione troviamo due personaggi, il buono e il cattivo, quindi è già pronta per giocare, e guardate quanti accessori, sono tantissimi, ci sono applicazioni di pittura, adesivi, quindi alla fine c'è anche tantissimo colore e un sacco di parti mobili sul giocattolo. I Pinipon sono indicati forse già per i bambini un po' più piccini e qui troveranno un sacco con cui scatenare la loro fantasia. Niente male, il prezzo di questo set sta fra i 35 e i 40 euro, ad esempio proprio adesso su Amazon l'abbiamo visto a 37,50 forse, quindi questo è il suo prezzo, mi sembra anche decisamente equo perché il giocattolone riempirà metà della cameretta del vostro bambino. Dunque, mi raccomando, fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Secondo me è un bel giocattolino, soprattutto più che i personaggini che non mi fanno impazzire, i veicoli si stanno rivelando brillanti. Potete cliccare su mi piace se il video vi è piaciuto, mentre invece cliccando sul canale Liprandi troverete centinaia e centinaia di video adatti a tutti su giocattoli del passato, giocattoli moderni e anche qualche altra curiosità. E vi ricordo che guardando i nostri video fino al 31 dicembre, semplicemente guardandoli,
state aiutando l'associazione UGI, che aiuta le famiglie dei bambini ammalati di tumore. Quindi è un motivo più che valido per guardare i video del canale Libri Grandi fino al 31 dicembre. Ciao!